Ecco Mirko, sicuramente ha finito di giocare a calcetto. Pronto, cucciolo? Pronto, cucciolo? Ho finito adesso di giocare a calcetto. Mi faccio una doccia e mi metto subito a letto. Ok, allora ci sentiamo più tardi. No, Abigail, mi si stanno chiudendo gli occhi. Mi faccio la doccia e mi addormento subito. Ma si sono appena le 18. Ma sono veramente stanco, lo capisci? Vabbè, vabbè, buonanotte. Notte, cucciola. Ciao. Ti amo. Molto strano. Later. Buonanotte, Abigail. Ma è strano che non stai facendo la videochiamata con Mirko. Che avete litigato? No. Lui è uscito da giocare a calcetto e si è messo subito a dormire perché era stanco alle 18 di sera di venerdì. Ah, e perché lo dici così? Non ti fidi di lui? Sì, mi fido di lui. L'unica cosa è che mi pare strano. Vabbè, Abigail. Buonanotte. Notte, mammina. Ah, mappa, quanto è bella azzurra! Almeno la mamma gli dà il permesso di uscire la sera, di andare in discoteca, divertirsi. Invece mia madre niente. Ma che bello. Aspetta! Ma questo non è il giacchetto di Mirko? No, aspetta, c'ho il cuore a mille. Ma questo è il giacchetto di Mirko! Mirko! Dimmi, azzurra! La pazza della tua fidanzata e stavo vedendo le mie storie su Instagram. Sarà che sospetta qualcosa? Ma no, non ti fare i film mentali, eh. Meno male. Later. Mamma! Mamma! Che è successo? Calmati, calmati. Ho bisogno, per favore, che mi porti in discoteca. Ma quante volte ti devo dire che in discoteca non ti porto? Mamma, io credo che Mirko mi sta tradendo con Azzurra. Azzurra? Quella tutta carina? Sì. Ho visto un'istoria di Instagram e mi pare che c'era pure Mirko. Abigail, ma non ti pare che ti stai facendo un film mentale? Per favore, ti prego, domani ti pulisco tutta casa. Per favore. Va bene, andiamo. Boh, sarà che mi sono confusa e non c'era lui. Eccolo là, quello stronzo con quella adesso le faccio una videochiamata e vediamo come fa rispondermi. Aspetta un attimo. Mi sta facendo una videochiamata Abigail. Hai portato quella cosa che ti ho detto? Sì, tranquillo, portavo questo. Andiamo vicino ai bagni che così non si sente il rumore. Andiamo. Vabbè, andiamo. Eccoci, azzurra, non fai nessun tipo di rumore. Pronto? Cucciolo mio, dove sei? Abigail, io sono a letto, dormendo. Ma tu dove sei? Io sono qui in discoteca, vedendo come corri con quella succubia azzurra per rispondermi alla mia chiamata. No, vabbè, Abigail sta qui, corre. No, vabbè, questa è proprio pazza. Eccomi, mamma. Adesso ce ne possiamo andare. Eccoci, Abigail. Allora, hai scoperto qualcosa? Sì, c'erano. C'era Mirko e c'era Azzurra che si baciavano appassionatamente in bocca con la lingua. Oh, vabbè, ma che hai fatto? Ho semplicemente parlato pacificamente con loro due. Pacificamente.